Quindi oggi abbiamo, avvicinatevi, del filetto di, come chiamiamo noi in siciliano, muletto, che in realtà è cefalo italiano, che ho pescato qualche giorno fa. Poi qui abbiamo delle bellissime spezie, abbiamo un misto di finocchietto selvatico, zafferano e poi metto anche del pepe rosa, già macinato. Do una macinata veloce veloce, così tanto per frantumare un po' i pistilli. Così. Poi da quest'altro lato abbiamo delle verdure fermentate che hanno fermentato quasi un mese ed hanno consistenza, diciamo, ancora croccante, nonostante fossero state un mese in una soluzione di acqua e sale. E poi lo finiremo con un bel pesto di mandorle tostate, arancia rossa e limoni che vi faccio vedere. Perciò cominciamo col pesce. Il pesce andiamo a mettere questo misto di aromi sopra, così andiamo a spolverare. Il pesce l'ho messo a bagno con un po' di olio e aglio nel pomeriggio, così si è un po' insaporito. Ho del sale blu di Persia, e ogni tanto il sale di Trapani lo lascio a casa, ci vuole anche qualche cosa particolare. Questo è un bel sale che mi ha regalato un caro amico mio, sale blu di Persia, ha un sapore particolare che propone per le carni e per i pesci. Andiamo a girare il pesce così, con una mano, non con l'altra, perché l'altra mi serve ancora asciutta. Vedete? Andiamo a spolverare un altro po' della nostra spezia, sul mix di spezie, e un altro po' di sale grosso. Benissimo, adesso andiamo in padella, padella già bella calda. Il pesce è unto di olio, quindi non ha bisogno di aggiunta di olio nella padella, quindi mi raccomando, non c'è bisogno di metterlo in padella, basta mettere l'olio sul pesce, il pesce ti darà l'olio necessario. Nell'altra padella, anch'essa bella calda, abbiamo qua delle cicorie che ho lavato con uno spicchietto d'aglio. Mettiamo lo spicchietto d'aglio in padella, l'olio così a giro, e velocemente mettiamo le cicorie. Quindi andiamo a fare una specie di soffritto molto veloce. Andiamo a condire con un po' di pepe. Qualche granello di sale. Andiamo a girare così. Ora, molto importante, quando fate un pesce, avete una bella rosticina croccante, non state lì a girarlo 50 volte. Si mette giù, padella calda e ci lascia stare qualche minuto. Lo andiamo a guardare così, avvicino vicino. Ancora non è pronto perché ancora non si stacca, quindi lo lasciamo qualche minuto ancora. Il trucchetto è quando il pesce comincia a colorarsi anche da questo lato, allora vuol dire che è quasi pronto per essere girato. Il gioco della cicoria ha sfadellato. La continuiamo a girare così, sta riducendo di volume. Andiamo a controllare il pesce, se si stacca vuol dire che è pronto. Guardate lì, guardate che bella croccantezza che c'è, no? Bello colorato, croccante, quello non c'è. Andiamo a vedere se gli altri sono pronti. Quindi abbiamo pesce pronto, quasi un pezzo, la cicoria pronta, le verdure pronte, finiamo il pesto, pesto veloce veloce, mettiamo le mandorle, nelle arance, nel limone tagliato, come si suol dire, a segmenti, quindi abbiamo privato di tutta la pellicina che c'è, lo andiamo a mescolare così, creiamo una specie di citronette, c'è un'emulsione tra l'acidulo, il succo di limone, di arancia e l'olio. Ecco fatto. La cicoria, bella spadellata all'aglio, andiamo a mettere qui al centro del piatto. Facciamo un piattiamo un po' gourmet, ci abbiamo un pubblico molto che richiede molte cose qui a casa. Ok, andiamo a togliere questo.
filettino del pesce lo andiamo a mettere così. Vediamo questo che è bello croccante e colorato. Andiamo a prendere la verdurina, la tagliamo più piccolina. Mettiamo una verdurina qui, una qui e un'altra qui. Quindi abbiamo un finocchio, un ravanello e una carota. E poi andiamo a finire col nostro pesto d'inverno, così, per dare un po' di freschezza un po' a tutto il piatto. Tutto fatto. Ecco voi. Buon appetito, alla prossima. Ma sai dove finisce Vincenzo? Che mi devo allontanare dal piatto e non vuole che se lo mangiasse. Attia, che sta facendo? Attia!